quello che ci unisce al Mediterraneo è racchiuso in questa pittura murale di Pestum, antica città greca nell'Italia meridionale. L'artista classico ha qui interpretato l'arco di corpo del nuotatore mentre scivola in mare. Sembra un'opera puramente edonista, come per tanta arte greca antica, eppure è stata dipinta in una tomba, e le profondità verso cui l'uomo si sta immergendo devono essere quelle della morte stessa. Ecco il supremo monumento di David Hockney all'edonismo assoluto, una pittura che congela l'energia e l'azione in un momento di sogno voyeuristico. Hockney non è il nuotatore, lui è il paio d'occhi che guardano il nuotatore. In questa immagine meditativa l'artista si chiede cosa c'è che non va con il sole, l'acqua e la felicità. È questa la prima rappresentazione in assoluto di nuoto in arte? Gli artisti dell'era glaciale in Europa erano più interessati a come gli animali si muovessero rispetto a raffigurare l'azione umana. Qui lo scultore ha magnificamente interpretato il nuoto dell'arena attraverso un fiume, qualcosa che i cacciatori dell'età della pietra devono aver spesso osservato. I monaci nuotano con i loro abiti in questa scena corale tumultuosa nel tentativo di trovare una reliquia che è caduta in un canale veneziano. Tra tutti gli splendidi dipinti del Rinascimento di Venezia, i ritratti di persone che nuotano sono piuttosto rari, anche se la città poggia sull'acqua. Qui i monaci si immergono nelle acque torbide rischiando la vita per la loro città e la loro fede. Questa è la rappresentazione di una comunità umana e della sua vulnerabilità. Disperatamente affollata e movimentata, una piscina di Londra incarna il progresso sociale britannico nel dopoguerra. Eppure Kossoff infonde a tutto il dipinto un'ansia e un senso di freddo invernale, proprio dietro l'angolo. Nulla avrebbe trattenuto l'antico esercito assiro dal devastare i suoi nemici, neppure un fiume. Nei grandi rilievi scolpiti dei palazzi assiri, che possono essere visti da vicino al British Museum, le scene di strage e caos abbondano. Questa è una rappresentazione della violenza e della tenacia dei guerrieri assiri che nuotano attraverso un fiume per sorprendere il nemico. L'idoneità fisica è diventata un cult in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale ed è un tema frequente nel costruttivismo. La forma d'arte tecnocratica pioniera nella Russia rivoluzionaria è praticata anche in Germania, Gran Bretagna e America. Questa immagine identifica l'edonismo del nuoto con una fede ottimistica nel progresso sociale. Nel mito greco di Ero e Leandro, un giovane uomo annega mentre nuota attraverso l'Ellesponto per raggiungere la sua amante. Turner non affoga la storia nella schiuma, nelle onde e nell'oscurità, mentre si sofferma sulla potenza pura del mare che ha travolto il povero Leandro. Il grande pittore americano trasfigura l'antico racconto greco in una sensuale meditazione astratta sul sesso e la morte. Twombly prende il testo di ispirazione da una poesia carica di erotismo di Christopher Marlowe sugli amanti condannati. Questo mare dipinto, macchiato di sangue, è agitato dai ricordi di una perdita. Questa immagine è la perfetta rappresentazione di un padre che insegna al suo bambino a nuotare, celebrando un semplice momento felice. L'acqua scura e le rocce possono suggerire un mondo più duro che circonda questa coppia tranquilla, ma per il momento tutto è bello. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!